Si è appena chiusa la seduta del Consiglio regionale dedicata alle emozioni e c'è stato un provvedimento importante, perché una mozione presentata dal Partito Democratico, che ha raccolto le voci di disappunto, di protesta di tante famiglie di disabili che si erano visti tagliare i contributi con una delibera di giunta del 23 dicembre dello scorso anno, cioè due giorni prima di Natale, è stata accolta dalla maggioranza, seppure a voto segreto, cioè con un voto che ha portato una parte della maggioranza a votare contro la Giunta. Cosa significa questo? Significa che la Giunta, in particolare l'assessore Bolognini, assessore alle disabilità, dovrà fare marcia indietro e ripristinare i contributi che erano erogati prima di quella delibera, che presentava un paradosso. I fondi nazionali per la non autosufficienza sono aumentati per la Lombardia, ma la Regione ha rimodulato i contributi diminuendoli per molte delle famiglie dei disabili più gravi. Con l'approvazione di questa mozione la Giunta deve fare marcia indietro, una vittoria non tanto per il PD, che poco importa, ma per le famiglie dei disabili, che chiedono certezze, che chiedono sostegno e che in questo caso invece saranno visti arrivare proprio alla vigilia di Natale dei tagli che difficilmente avrebbero potuto sopportare. La battaglia, il cammino non è finito con l'approvazione di questa mozione, perché bisognerà rivedere, sempre a vantaggio delle famiglie più fragili, anche i contributi, le erogazioni, e lo faremo ancora nei prossimi mesi. Intanto questa piccola buona notizia per le famiglie dei disabili lombardi.